Bella canzone, incontra Sam e Stan all'Home Festival 2018. Ciao! Ciao a tutti! Come state? Molto bene! Stasera, esatto, perché stasera vi esibirete all'Home Festival. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo live? Un po' di carne, visto che c'è caldo. Sì. Molto caldo. Molta carne che si struscia. Sarà una performance molto corporea. Vediamo allora. E questa è la nona edizione di un festival. Voi avete seguito le altre edizioni. Cosa pensate di questa manifestazione? Beh, quando abbiamo iniziato a fare musica, a potestirci, non c'era il booking, l'Home Festival è stato uno dei più festival che abbiamo mandato la candidatura, quindi per la line up che abbraccia tantissimi generi, tantissimi artisti da tutto il mondo. Stasera ci sono proprio artisti che amiamo con noi, quindi wow, questo c'è un grande onore, quindi è assolutamente un grande traguardo. E stasera presenterete i brani presenti nel vostro album Offbeat. Come nasce questo disco? Diciamo alcuni brani sono stati creati prima, X Factor, alcuni dopo, quindi un mix di eventi. Sì, il primo album raccoglie quello che faceva già parte del nostro primo EP che abbiamo prodotto prima dell'estate di X Factor. Sono stati poi lavorati insieme a dei nuovi brani, quindi è il nostro... Il viaggio è stato abbastanza completo, ci sono racconta un po' di fasi di quelli che sono stati gli ultimi due anni, a diverse sfaccettature di sound, di storie, quindi siamo molto contenti di farci presentare da Offbeat. E nel videoclip di Baby Run c'è anche uno special guest, Manuel Agnelli, quindi siete rimasti in contatto con lui dopo X Factor, com'è il vostro rapporto con lui? Sì, allora ci ha portati a cena da cracco, e no, oltre a questo, insomma, tra noi è un po' scocciato un amore, perché secondo me siamo un po' tre anime abbastanza selvagge, libere, che hanno voglia di fare cose folli, e siamo veramente sinceri, secondo me ci accomuna tanto la sincerità di essere noi stessi, ma quindi è un rapporto davvero magico, non abbiamo mai avuto un rapporto con un altro artista, e aver fatto con Manuel Agnelli è stato davvero soddisfacente. E cosa consigliate ai ragazzi che stanno facendo in questi mesi proprio i provini per X Factor? Ma non so cosa consigliare esattamente, perché probabilmente quello che facciamo noi non è esattamente quello che potrebbe aiutare commercialmente, però quindi non lo so, se volete veramente cambiare le cose siate autentici, siate voi stessi, se no fingete. Invece fatto. Un'ultimissima domanda, il vostro rapporto con il cinema. Ho letto che vi piace Guadagnino, cosa vorreste fare per il cinema e con il cinema? Il mio primissimo sogno da bambino era quello di fare il regista, quindi comunque sì, attualmente l'obiettivo dei prossimi step di questa distanza è quello di collaborare con Guadagnino. Lo stiamo corteggiandola un po', lanciamo un appello, Lanciamo un appello, Guadagnino cagaci. Vogliamo farti una colonna sonora, perché vogliamo anche recitare fisso. Allora, vi ringraziamo, se volete fare un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Salutiamo tutti gli amici di Bella Canzone, ciao.